No, perché ho letto da qualche parte che a letto gli scorpioni sono tanta roba, Sì, ma questo tizio, Tio, eh. No, aspetta, ma noi veramente stiamo parlando di uno che si chiama Tio. non lo so. Però lascia stare il nome. La cosa importante è che lui dice che, essendo Carlo un acquario, allora è chiaramente dispersivo nelle relazioni. Cioè, non è uno da vissero per sempre felici e Sì, contenti. vabbè, Cristina è incinta, giusto? Sì. E Carlo se la sposa. E noi stiamo parlando di astrologia anziché parlare di questo. Direi di no, ma io non voglio nemmeno pensare al passato. Va bene, allora almeno cerca di spiegarmi come pensi di risolvere questa nuova situazione sul lavoro. Tipo come quegli animaletti che per mimetizzarsi usano una foglia o un No, sasso. dice. Io penso che questa sia la tua grande occasione, sai? Questo soltanto perché non hai visto lo sguardo di quel Richard Girba molto più Ma alto. sì, guarda, che io dico solo che questo lavoro ormai lo fai da anni, lo fai da occhi chiusi. Tu vali molto di più, Alice, tu vali molto di più di quello che ti va a fare Beh, Enrico. intanto però Enrico mi ha insegnato un sacco di Sì, va cose. bene, ma io non sto dicendo questo, dico solo che sei cresciuta, che non puoi rimanere sempre lì nel nido sotto la sua ala. Anche questa cosa con Carlo, per esempio. Io la vedo come Io ti ho un'occasione. già detto che non ne voglio parlare. Lo sai perché? Perché Perché? tu in questi 2 anni ti sei nascosta dietro la vostra amicizia solo per non voltare pagina. Beh, Io dico io. solo che è arrivato il momento di spiccare il volo, Alice, di mostrare al mondo quanto sei efficiente e favolosa. Ecco, mostra al mondo di che pasta sei fatta.